diventate un'idea. Non lo sveglia neanche una bomba. Lasciatelo dormire, almeno non ci darà fastidio. Ah, ci avete messo un bel po', eh? Ciao mamma. Ciao. Beh, avete fatto la spesa? Certo, noi pensiamo sempre a tutto. State già apparecchiando, bravo. Che petto lo sogno alla mano, quando lo tata mi chiama fa un cuore. Che petto lo sogno alla mano, quando lo tata mi chiama fa un cuore. Tutto lo giorno zappando, zappando, vedendo la zappa e ne va girando. Tutto lo giorno zappando, zappando, vedendo la zappa e ne va girando. Dai figlioli, brighiamoci a finire, tra poco tramonterà il sole. Io ho quasi finito. Io invece mi sono stancato e ho anche molta fame. Non ti lamentate sempre, Gino. Zappando, zappando, prendo la zappa e me ne vado girando. Tutto il giorno zappando, zappando, prendo la zappa e me ne vado girando. Prendi. Grazie. Ora però dobbiamo finire di lavorare. La mamma ci aspetta. Dai ragazzi, è ora di tornare. Quando me voglio a dove tocca. Arriviamo. Alla sera quando me voglio a dove tocca. Me voglio senza io. Tutto lo giorno zappando, zappando. Ti sei svegliato finalmente? Certo. Bravo, ora dammi una mano. No, ho da fare. Ciao papà. Ecco le pizze, finalmente. Questa. No, prima le donne. Ragazzi, domani andiamo al ristorante, vi va? Sì, certo. Quando si tratta di mangiare sono sempre i primi. Si vede che sono fitti buoni. Basta, io sono pieno. Fino a poco fa dicevi di avere una fame incredibile. E dove mi sono saziato? Non ho più fame, vado a giocare al computer. No, prima finisci di mangiare. Ma mi sono saziato. Sì, e tutto questo cibo chi lo mangia? Mangiala tu, no? Anch'io mi sono saziata. E buttare tutto. Infatti, vi create un sacco di problemi. Ogni giorno sempre la stessa storia. Fa niente, non muove nessuno per un po' di cibo gettato. Ciao Rosa. Ciao papà. Ma Gino dov'è? Non c'è, è andato a mangiare dalla nonna. Oh. Demetra! Siamo sì? Tornati! Sempre più tardi. Stiamo cercando di lavorare un po' di più per guadagnare qualcosa, ma niente da fare. Guardati, la tua schiena è a pezzi. Riusciremo comunque ad andare avanti, anche senza le 2 ore in più. Devo farlo, moglie cara. Ormai il lavoro scarseggia e non so ancora per quanto tempo potrò procurare un pezzo di pane per i nostri figli. Mamma, ti do una mano a cucinare. No, figlia mia, è quasi pronto. Vieni.
dovrei lavorare, vero? Certo, mamma. Il proprietario ha telefonato dicendo che aveva bisogno di me. Speriamo che questa volta ti paghi. Ne avremo tanto bisogno. Signor Giovannino è una brava persona. Penso che capirà. E questa merendina, tutta schiacciata, che schifo! La terra per il cibo e non il cibo a terra. Gettare del cibo fuori dal suo veicolo? Non vedo dove sia il problema. Quindi le sembra giusto gettare del cibo per terra? C'è gente che lavora tutto il giorno per guadagnarsi un po' di pane e lei lo butta via come se nulla fosse? Io non ho di questi problemi. A me non importa nulla degli altri. Ormai il problema più grande è la perdita del valore simbolico del cibo. Signorina, io non ho tempo da perdere per ascoltare queste stupidaggini. Ora mi lascia andare perché ho da fare. Che gentaglia. Diavi cazze mia noria, mai che tonia c'è i latina capi sozzilo. E sozzilo, e sozzilo, c'è i dati in agapi, sozzilo. E sozzilo, e sozzilo, c'è i dati in agapi, sozzilo. Sigaretta, luna mina tu sonna e minna inna, luna mina tu sonna pare cappare.
uomo zompa e parla come gira la ninella mia. Ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella, come gira l'uomo zompa e parla come gira la ninella mia. Ci vorrebbe una zitella per coler la gioventù. E il pianeta che ci ospita. Hai ragione, mamma. Quanto mi piacerebbe essere come loro. Hanno i soldi, hanno cibo e volontà, hanno tutto. Ricorda, figlio mio, il ricco mangia, ma il povero si nutre. Ora andiamo a dormire, che è tardi. Purtroppo, il giorno in cui il cibo perderà la sua storia e il suo valore, non ci sarà più speranza per nulla.